Il protagonista di questa partita, che segna la prima vittoria del Foggia nel suo terzo campionato di Serie A, a nostro giudizio è stato il portiere della Sampdoria Cacciatori. Lasciamo giudicare a voi. Eccolo al quinto minuto a neutralizzare la gran botta di Del Neri. Momento chiave al 18° per un fallo del sampdoriano Valente, che è foggiano di nascita. Ancora Del Neri batte la punizione con un forte tiro, Cacciatori vola e para, poi però rimane a terra infortunato. Ai bordi del campo si prepara Di Vincenzo, ma Cacciatori rimane in porta, zoppica ma ce la fa ancora, tanto che va ancora in volo al 42° e si tuffa benissimo anche su Salvioni al 43°. Il Foggia tiene banco in questa partita che, dopo quelle con l'Inter, la Juventus e il Napoli, è la prima che i foggiani giocano contro squadre che hanno il loro stesso obiettivo, la salvezza. Tiene banco e passa all'ottavo. C'è un calcio d'angolo dalla sinistra, il pallone passa sulla testa di tutti, Cacciatori non riesce ad acciuffarlo e Capitan Pirazzini arriva giusto giusto a metterci il suo piede e a cacciarlo alle spalle di Cacciatori. Si scatena la Sampdoria, batte tre angoli in tre minuti e alla mezz'ora cambia Ferroni con De Giorgis. A questo punto anche Cacciatori lascia il campo, ma Di Vincenzo non ha più fortuna di lui. Appena il tempo di mettersi tra i pali e c'è questa lunga sgroppata foggiana, la difesa sampdoriana pasticcia un po' e Bergamaschi segna il secondo gol del Foggia. Si conclude con questa occasione sampdoriana offerta a De Giorgis, che però spara centrale su Memo, ed il successo foggiano resta pieno.